Qui a Tokyo ci sono un sacco di ottimi ristoranti italiani gestiti da cuochi italiani, però ci sono anche delle versioni alternative della cucina italiana, ovvero delle versioni un po' giapponesizzate. Oggi andiamo a provare la vera pizza giapponese, a pizza, a Ikebukuro. Andiamo! A pizza! La pizza che costa meno viene 2 euro, la pizza che costa di più viene intorno ai 5 euro. Al modico prezzo di 2,50 euro abbiamo questa pizza con salsa di pomodoro, 3 tipi di formaggio e origano e spezie, insomma, all'apparenza sembra buona. Pomodoro, buonissimo. E il formaggio? Altrettanto. Anche l'ambiente è molto carino, devo dire che è tutto molto bello. Noi siamo qui di fianco a questa vetrina, c'è un sacco di gente che passa qua fuori. Fammi un sumimasen katsuta, dai. Fai un sumimasen. Sì. Vai. Bravo. Come ti sono cagati addosso, detto qua. Sì. Quando ti portano la pizza e 4 formaggi, ti portano sempre il miele da metterci sopra. Ora andiamo a provare la pizza ai 4 formaggi. È buonissima, giuro, è buona. Abbiamo provato anche la pizza giapponese e dobbiamo dirlo, ha poco a che vedere con la pizza tipicamente italiana, però ha il suo perché, è buona, costa 3 euro la pizza, quindi cioè costa veramente un niente, pochissimo, l'ambiente è molto carino, molto tranquillo. A pizza Ikebukuro, al prossimo video, ciao!